una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Questo non è nel Vangelo. Ciudad Juarez, crocevia dei traffici di uomini tra Messico e Stati Uniti, deve aver fatto impressione forte sul Papa se interpellato sul candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, che vuole 2.500 chilometri di muro sul confine, nonché espellere 11 milioni di immigrati. Lui risponde così. In Italia invece si discute del DDL Cirinnà sulle unioni civili, però il Papa non si immischia in politica italiana. Perché il Papa è per tutti e non può mettersi in politica concreta interna di un paese. Questo non è il ruolo del Papa. I cronisti domandano, Francesco risponde senza filtri per un'ora e più, come al solito, sull'aereo del ritorno da un viaggio all'estero. Questione virus Zika e aborto che a detta di alcuni qui sarebbe il male minore. No, è un crimine, semmai non è male assoluto evitare gravidanze in casi come quando, Bergoglio cita, Paolo VI permise a suori a rischio violenza di usare anticoncezionali. Forse già entro Pasqua, altro punto, uscirà, firma Francesco, il documento frutto dei due sinodi sulla famiglia e sull'Eucaristia ai divorziati risposati. Integrare nella Chiesa non significa fare la comunione. Pensate invece, sembra suggerire il Papa, alla coppia, entrambi in seconde nozze, che hanno raccontato all'incontro di Tuxtla delle famiglie di come si sentono in comunione con la Chiesa, come volontari in carcere e in ospedale. E ancora molto si è detto col Papa in Messico dell'intima amicizia tra San Giovanni Paolo II e la filosofa Timianieca. Già si sapeva, anche a Buenos Aires Francesco smonta il presunto scoop e aggiunge: il Papa ha bisogno anche del pensiero delle donne. E anche il Papa ha un cuore che può avere un'amicizia sana, santa, con una donna. Un cronista pensa già al prossimo viaggio. E quale il Papa vorrebbe che fosse? La Cina. Andare là. Mi piace tanto. Un altro torna sul caso Massiel, fondatore dei Legionari di Cristo, prete dalla sconcertante doppia vita, pedofilia compresa. E qui Francesco, a sorpresa, rende omaggio all'uomo che spiega fece sì che lo scandalo, a lungo coperto, fosse finalmente svelato. Ratzinger. Il cardinal Ratzinger, e un applauso per lui. Ora Papa Emerito Benedetto XVI. Tra tanto parlare, infine, Francesco tiene anche qualcosa per sé. Tutti lo hanno visto pregare a lungo accanto alla Vergine di Guadalupe. Per cosa? Domanda. Pace nel mondo, Chiesa che cresca sana. Ma poi le cose che un figlio dice alla mamma è un po' segreto.